Post-gara con Ettore Marchi. Ettore, una partita essenzialmente a due volti, 50-60 minuti, fermata bene, in controllo, concedeva anche poco come occasioni, 3-0 avanti e poi nel finale è venuta fuori la Viterbese che comunque ha disputato un'ottima partita, ma il rammarico per quel pareggio proprio all'ultimo secondo è veramente tanto. Sì, no, come hai detto te, il rammarico è grandissimo perché giocavamo contro una squadra forte, proprio a maggior ragione, stare avanti 3-0 dopo aver disputato, secondo me, 60 minuti molto buoni, dispiace molto. Sicuramente è una partita dove dobbiamo prendere le cose positive e andare a correggere quelle che sono state sicuramente i nostri errori. Sostanzialmente però si sono viste ottime giocate, tre gol di ottima fattura, sei entrato effettivamente in alcuni di questi, soprattutto nel terzo, un duetto con Alessio Nepi che ha realizzato la sua prima rete con la maglia da fermata da professionista, poi qui a Recchioni, insomma sei entrato nel vivo sempre del gioco fino alla fine. Sì, no, dai, onestamente mi stavo e penso ci stavamo anche divertendo perché grazie anche comunque sia al pubblico che ci ha spinto è stato veramente encomiabile perché anche alla fine comunque sia ci ha tributato un applauso importante. Ecco, noi dobbiamo ripartire, come ho detto prima, dalle cose che abbiamo fatto di buono e continuare a lavorare e a correggere gli errori che abbiamo fatto, perché quando si è avanti 3-0 in assoluto, poi specialmente in casa, dobbiamo portarla via, ecco. Qual era il clima per chiudere nello spogliatoio? C'era rammarico nel gruppo? No, sì, è normale, c'è rammarico perché ci tenevamo a dare una soddisfazione ai nostri tifosi e per noi stessi, perché comunque, sai, battere la Viterbese, che è una squadra assolutamente importante, ripeto, sarebbe stata sicuramente una partenza, importante. Adesso ricarichiamo le batterie, però soprattutto, ripeto, con la massima serenità, però dobbiamo andare sicuramente a lavorare su quelle che sono state magari le nostre mancanze e continuare a fare quello che abbiamo fatto di buono.